L'istituzione di un unico consorzio di bonifica per la Basilicata e il disegno di legge di riforma dell'ARPAB al centro dei lavori della prima commissione consiliare permanente presieduta da Santo Chirico. Come illustrato dall'assessore all'agricoltura Mastro Simone e dal dirigente generale del Dipartimento Freschi, la fusione degli attuali tre consorzi dovrà garantire economicità di gestione, ridurre il numero di componenti cui erogare compensi, ampliare i campi di azione. L'organismo unico inoltre sarà chiamato ad occuparsi dell'intero territorio regionale con l'assegnazione al direttore generale di maggiori funzioni operative. Quanto all'Agenzia per la protezione dell'ambiente, invece, l'assessore Arramo Mazzocco e il dirigente generale Viggiano hanno esaminato il disegno di legge di riforma dell'ARPAB, soffermandosi sugli aspetti dell'autonomia e della terzietà, sulla possibilità per l'Agenzia di fornire consulenze a soggetti privati e sugli aspetti di carattere organizzativo.